Marco, è arrivato il nostro momento preferito. Eccolo che però qua. Non è normalmente noi prendiamo il caffè alle 8, invece adesso l'abbiamo anticipato di un po'. Guarda che tavola meravigliosa, però meraviglia, nei nostri schermi sempre. Guarda un po' lì a Venezia che cosa succede nel frattempo, mentre andiamo a Venezia con la regia. Buongiorno Deborah Rasio, grazie per essere tornata con noi. So, chiaramente stiamo per parlare di caffè, questo alimento così essenziale per la vita di tutti noi. Paolo Notari, com'era il caffè? Il caffè ancora non l'abbiamo assaggiato, lo assaggeremo insieme. Intanto però volevamo gustare ancora un attimo questa basilica di San Marco meravigliosa. I primi passanti, i primi turisti, ancora un po' di nebbia e finalmente mi dicono che siamo pronti con il caffè. Massimo Milanese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Questa è una bottega del caffè rimasta intatta dal 1750. Una bottega da caffè del 1750, ancora così come era il tempo. E come ce n'erano 23 in piazza San Marco botteghe da caffè, questa è una delle poche rimaste. Qui si veniva più per parlare e far salotto o per prendere il caffè? Forse l'uno e l'altro. Per prendere un caffè, ma anche molto per far salotto, per chiacchierare. Allora io tolgo un attimo la mascherina perché il primo caffè di questa mattina di questa bottega al fianco della Basilica di San Marco è proprio per uno mattina. Eccolo evviva. Qua, intanto io vado. Ma grazie Paolo, che evviva. Dedica straordinaria. Marco. Allora, dottoressa Rasio, fa bene il caffè? Cominciamo da qui, la domanda fondamentalmente. Delle domande, no? Allora, la domanda delle domande. Dipende. Dipende. Ok, come tante altre cose. Ma sicuramente il caffè è un seme, abbiamo imparato a conoscere questi semi, abbiamo parlato la scorsa settimana dei legumi, come qualcosa che contiene tante, tante sostanze nutritive. Il caffè però ha una caratteristica in più, è molto amaro e in natura tutto ciò che è amaro è un veleno, ok? Ma noi abbiamo imparato a difenderci dai veleni. E lo zuccheriamo. Quindi, no, quello è un altro veleno che possiamo aggiungere al caffè. No, ci difendiamo dai veleni perché dentro di noi le nostre cellule si ricordano dell'amaro, del veleno e quindi attivano la produzione di tantissimi antiossidanti. Quindi il caffè è una delle sostanze che più è potente nell'attivare le nostre difese antiossidanti. Quindi da questo punto di vista chiunque abbia infiammazione e stress ossidativo trova grande beneficio dal caffè e soprattutto gli anziani, perché il caffè ha un effetto straordinario a livello del cervello. Spegne una molecola che si chiama adenosina, che è quella che ci fa sentire stanchi, e questa molecola è più attiva negli anziani e stimola una serie di neurotrasmettitori, la dopamina, la noradrenalina, che sono quelli della veglia, e quindi si è visto che contrasta molto il rischio di malattie neurodegenerative, decadimento cognitivo, Alzheimer, sono tutte Parkinson. Cose positive. Sì. Ma come? Dice, prenda pochi caffè, non esageri col caffè, un caffè, non di più. E invece dopo i 65 anni più caffè si bevono, soprattutto le donne, più siamo protette dal decadimento cognitivo. Mia nonna diceva sempre che quando aveva mal di testa prendeva il caffè. Verissimo, perché il caffè è un vasocostrittore, quindi chi soffre di emicrania spesso riesce a spegnere l'attacco bevendo caffè molto concentrato appena i primi sintomi, anche mettendo del ghiaccio che vasocostringe. Aveva ragione, vedi? Io voglio tornare a Venezia da Paolo Notari, che è con il dottor Milanese, che l'abbiamo già sentito, è il direttore appunto della bottega del caffè. Dottor Milanese, mentre Paolo continua a bere il caffè, vedo che se lo sta gustando goccia a goccia. Allora, espresso, macchiato, in tazza grande, a vetro, schiumato, decaffeinato, ristretto, americano, shakerato, al ginseng, d'orzo, ma ecco. Quanti modi ci sono di bere il caffè? Ah, ecco, li avete preparati tutti. Ce l'abbiamo tutti qua, Marco, eh? Eccoli qua. Allora, De Micheli. Milanese, mi scusi, l'ho confusa con un altro. Con l'ospite di prima. Sì, certo. No, beh, il caffè è veramente, ormai, la gamma di caffè è veramente vastissima. Caffè espresso, un marocchino, un cappuccino freddo, un cappuccino, i nostri caffè anche speciali, perché qui a Venezia possiamo fare dei caffè speciali, caffè Orso Coronato, caffè Regina d'Ungheria, dai nomi antichi del nostro caffè, un caffè americano, quindi un caffè Paolo, questo è crudeltà, lungo, allungato con dell'acqua calda, caffè latte.
Come crudeltà. Come crudeltà farci vedere quelle cose lì. Che poi non possiamo gustare. Che poi non possiamo neanche toccare, neanche odorare. Non siamo... Le gusterà Paolo qui. Ecco, dottoressa, certo che quei caffè lì... Ma poi quando vengono gli stranieri che ti chiedono con un tramezzino tonno e pomodoro il cappuccino, tu lo... Sì, no, qui li dobbiamo fare perché per forza di cose dobbiamo farli, però... È un po' un delitto, insomma. Prego. Perché, no, volevo chiedere alla dottoressa Rasio, insomma, a parte l'abbinamento caffè, magari con la panna, cappuccino e salato, io non sono così contraria, confesso. Cappuccino e salato? Ma perché no? Perché no? Ma quei caffè che abbiamo visto lì con la panna, certo non è che, no, no magari hanno quelle proprietà terapeutiche. Non diventiamo come gli americani che bevono il cappuccino a fine pasto, ok? Ecco. Perché quello diventa una un mini pasto a sé, Apple, poi comincia a gravare. E invece il caffè, secondo me, va gustato così com'è, amaro. Fra l'altro ci si abitua al gusto amaro, proprio perché dopo un po' il nostro cervello non lo riconosce più come nemico e lo accetta, e per gli intenditori il caffè deve essere amaro. Sì, ma se c'ho la gastrite... Allora, per la gastrite, in effetti, siccome il caffè aumenta la produzione di acido cloridrico, chi soffre di gastrite può patire questa acidità eccessiva. Allora, due consigli. Il primo è di miscelarlo con il caffè di cicoria, che è alcalinizzante e tampona questa acidità. E poi di consumarlo sempre a stomaco pieno, perché in realtà, invece, a stomaco pieno, il caffè facilita la digestione proprio in quanto aumenta la produzione di acido cloridrico, che ci aiuta a digerire, e facilita lo svuotamento dello stomaco. E se aspetta un bambino? No, in gravidanza no, proprio perché questo effetto attivante, questo effetto stimolante anche sul cuore attraverso l'adrenalina, capiamo che è una mini creatura che si sta sviluppando dentro di noi, diventa veramente un problema. Quindi in gravidanza è uno dei momenti in cui non dobbiamo bere caffè, creatura. Dobbiamo rilassarci. Paolo, torniamo da te. Ma quale fu la prima miscela che sbarcò a Venezia? Che cos'era, il 700 più o meno? Sì, al 700, ai tempi della Serenissima, Venezia era, commercialmente parlando, era potentissima, quindi i caffè dall'Asia, dall'Africa, erano veramente, il commercio del caffè era veramente florido, e quindi da questo appunto le botteghe del caffè a Venezia erano molto floride, quindi nella sola piazza San Marco ce n'erano 23 botteghe da caffè, quindi il caffè chiamato così oro nero nel 700 per Venezia era una cosa, era un prodotto importantissimo, insomma. Allora facciamo così, noi adesso con Camilla Nata andiamo a vedere come nasce questa miscela, rimaniamo a Venezia, vediamo, poi torniamo a parlarne. Abbiamo raggiunto una bottega del caffè storica. Ci siamo dal 1930. Dal 2018 ci siamo spostati in questo nuovo locale e quindi ci siamo avvicinati anche a una clientela più internazionale. Vedo questi sacchi di juta che utilizzate molto. È soltanto una questione di complemento d'arredo oppure c'è una vera e propria finalità? C'è una finalità di far capire alle persone che trattiamo la materia prima, che selezioniamo il prodotto, lo tostiamo e quello che offriamo è un caffè diverso da quello che si può trovare in qualunque bar. Cominciamo a capire come viene fatta la tostatura del caffè. Da qui prendiamo il crudo, tostiamo ogni singola origine e una volta tostate andiamo poi a realizzare i nostri blend nel caso in cui andiamo a produrre una miscela, altrimenti vengono poi proposti direttamente in mono origine. Diciamo che è un lavoro veramente ancora artigianale perché è tutto olfatto e orecchio. Orecchio perché il caffè ha quella caratteristica che si capisce quando si arriva al momento giusto della cottura perché fa rumore di popcorn. L'altra parte artigianale, appunto come vedi, è l'insacchettamento e poi il relativo trasporto a Venezia, prima su gomma e poi su barca. Possiamo sapere quali sono le miscele più gradite e più richieste dal consumatore? Una miscela che si chiama Bricola, c'è la miscela del Ghetto, che è una nostra miscela realizzata nel 2016 per i 500 anni del ghetto ebraico. Assolutamente tra le monorigini direi indiano monsonato e Colombia e Guatemala vanno per la maggiore. Dottoressa, con il cuore come la mettiamo? Allora, per tanto tempo si è detto che il caffè facesse male al cuore. In realtà questa cosa è stata sconfessata proprio perché in virtù della sua ricchezza di antiossidanti, ovvero della capacità nostra di produrne, spegne lo stress ossidativo infiammatorio che è un importante fattore di rischio cardiovascolare. Però dobbiamo fare attenzione in chi soffre di ipertensione incontrollata perché il caffè temporaneamente aumenta un pochino la pressione che
per molti di noi non è un problema, anzi è una ginnastica, ma se abbiamo 200 di pressione non va bene. E poi anche chi soffre di tachicardia e gli ansiosi, perché chi soffre di ansia nel sentire magari un battito lievemente accelerato nei primi minuti dopo una dose di caffeina potrebbe avere un peggioramento dell'ansia. Dicevamo, caffè va bevuto amaro, però quanto ci piace con i dolci. Ci vediamo la ricetta dello chef Pettinelli, giusto? Antonio Pettinelli. Poi ne riparliamo. Il mio dolce preferito. Buongiorno, oggi vi presento un dolce dove il caffè è il protagonista. Il dolce forse più amato e conosciuto in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia. Il tiramisù nella sua versione più classica. Zucchero, mascarpone, uova, savoiardi e caffè. Per il più classico dei tiramisù. Separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo i tuorli in planetaria con lo zucchero. Montiamo gli albumi a neve. Aggiungiamo il mascarpone ai tuorli montati. La crema è pronta e adesso andiamo ad unire gli albumi montati a neve. Mi raccomando, dal basso verso l'alto per non smontare la massa. È il momento di montare il nostro tiramisù. Bagniamo i savoiardi nel caffè. Il nostro classico dolce al caffè è pronto. Buon tiramisù! Piccola nota, la chef è Giulia, sì, Stefanina, certo. E Pettinelli è la regista. Ma guardate che sta facendo Notari a Venezia, Notari. Paolo Notari. Ha cominciato 10 minuti Vergognati. Pensavo di non essere visto. Vergognati, guarda. Pensavo di non essere visto, chiedo scusa. Dicono tutti così. Voglio ringraziare Ivan che è arrivato al lavoro con largo anticipo proprio per preparare queste delizie per voi e per noi di Uno Mattina. Invece di scusarti, facci capire che cosa stavi mangiando col cucchiaino così golosamente. Cos'è? Che cos'è quello che stavi... Questo qui cos'è esattamente? Perché io so il gusto, ma non questo so bene... Questo è un caffè Orso Coronato, un caffè speciale che noi facciamo con dello sciroppo di menta e cioccolato, il caffè espresso e un po' di panna, ovviamente decorato con un po' di menta. Marco, te lo incarto e te ne porto uno a Roma domani. Sì, voi come inviati, uno, non portate due, niente. Grazie. Notari, due. Due, Monica. Magari per te questo qua. Non portano per te mai questo niente, qua, Monica, per te questo. Niente. Ma non mi pensano mai. Promettono, vedi? E non portano. Allora, dottoressa, l'ultima battuta. Abbiamo visto tiramisù, dolce preferito di Frittella. Uno dei dolci preferiti di Frittella. Uno. E quanto possiamo concedercene? Perché cioè, c'è il mascarpone, il caffè, tiramisù, molto poco, molto meno mezzo rispetto al caffè. Okay. Io direi il caffè ci aiuta a digerire il tiramisù e magari ci protegge un po' da quello stress ossidativo che gli zuccheri inevitabilmente causano nel nostro corpo. Va bene, grazie davvero per tutti questi consigli, Asia. Dottoressa, grazie al nostro notari, grazie ai tuoi ospiti, buon proseguimento di caffè, questo momento dolce insomma che stai vivendo, noi come dire, ti pensiamo. Ecco. Goditi Venezia. Nel frattempo Antonia? Eh sì, Monica e Marco, vi volevo raccontare che avete così espresso bene la nostra tradizione del caffè, però pensate che nel mondo l'Italia è solamente al 13° posto per consumo di caffè. Infatti poco tempo fa è stata prodotta la classifica e allora al primo posto chi troviamo? Pensate, andiamo in Finlandia. In Finlandia si beve un caffè particolare e pensate che è un caffè che è accompagnato sempre da dolci, come in Italia, però c'è una vera e propria lista di caffè da consumare ed è un modo per avvicinare le persone a, insomma, anche a fare un incontro in casa, è un modo di dare il benvenuto. Norvegia al secondo posto con 9,8 kg e si beve, pensate, il caffè con il liquore più volte al giorno, insomma, complice il freddo, evidentemente da loro non è un problema avere così tanti alcolici. Islanda, terzo posto con 9 kg e l'Islanda è particolarmente apprezzata per i piccoli bar, quindi luoghi molto tipici, non esistono le catene come in altri paesi del mondo. Al quarto troviamo la Danimarca e a seguire l'Olanda. Però attenzione, l'Italia è tra i migliori luoghi del mondo per l'offerta dei locali dove bere. Questo secondo la CNN. Una piccola curiosità, Luigi XIV era così amante del caffè che decise di piantare tante appunto piantine di caffè a Versailles, alla corte di Versailles. A voi. Grazie Antonia. Adesso...